bentornati sul canale Giornando Presente, un blog di considerazioni in Ando e in Indo. Come forse già sapete, oggi e domani sarà nelle sale italiane, in un numero limitato di sale italiane, Amleto, un'opera teatrale messa in scena l'anno scorso in inglese. Questo evento è inserito all'interno della rassegna del National Theatre Live, ovvero nelle riprese cinematografiche di alcune delle più importanti rappresentazioni inglesi di Shakespeare e di altre opere classiche che poi vengono distribuite a livello mondiale nelle sale dai vari produttori. Per l'Italia se ne occupa tendenzialmente Nexo Digital. Perché vi voglio parlare di questo spettacolo in particolare? Perché se ne è parlato molto anche al di fuori del contesto degli appassionati di teatro, i theater goers. Questo particolare Amleto è interpretato da Benedict Cumberbatch e quindi questo spettacolo del Barbarican è stato il più veloce nella storia del teatro inglese ad andare sold out, quindi orde di fan di Benedict Cumberbatch che si sono affrettate a comprare il biglietto. Questo ha portato a innumerevoli polemiche tra fan che riprendevano lo spettacolo col cellulare nonostante fosse vietato e nonostante Benedict Cumberbatch avesse implorato di smetterla di farlo, appassionati di teatro schifati da queste persone comuni e non amanti di Shakespeare che si precipitavano in sala, persone che esaltavano la bravura dell'interprete e persone che demonizzavano la svendita del sacro teatro shakespeariano a tale marmaglia di gente tirata fuori dalla televisione. Com'è lo spettacolo? Indubbiamente a livello tecnico è realizzato in maniera sostanzialmente perfetta. Ovviamente, come ogni spettacolo teatrale ripreso dal vivo, tende ad avere un taglio più cinematografico e a diventare più un'opera di cinema che un'opera di teatro. Però abbiamo questo allestimento davvero spettacolare che si presta molto molto bene ad essere ripreso e proiettato al cinema. Abbiamo una scenografia che ha un'inconsueta profondità, è come se ci fosse un tunnel al centro. Abbiamo questa scalinata da cui i protagonisti salgono e scendono in maniera più o meno drammatica e soprattutto abbiamo questo setting che si presta bene a diventare l'interno e l'esterno del palazzo in cui si svolgono le vicende. Inoltre poi ci sono alcuni momenti piuttosto spettacolari, come per esempio la fine del primo atto, in cui si trasforma completamente il set venendo inondato di ceneri e di detriti. Anche il setting da nobiltà sette-ottocentesca e non l'epoca originale dell'opera di Shakespeare si presta molto bene ad essere ripreso. Una doverosa precisazione è che pur essendo mediato per il pubblico non solo teatrale, non solo delle fan di Benedict Cumberbatch, ma anche appunto un po' pensato per chi alla fine andrà a vederlo al cinema, indubbiamente la materia shakespeariana è molto molto rielaborata. Ci sono state parecchie polemiche sul fatto che il linguaggio di Shakespeare è particolarmente semplificato. Non mi addentrerò nel merito, non sono un'esperta di Shakespeare, mi piace andare a vedere le opere, ma ho difficoltà con la lingua shakespeariana, però bisogna dire che effettivamente c'è un notevole rimaneggiamento non solo del linguaggio ma anche delle scene dove sono posizionate. Mancano anche alcuni momenti topici, alcune battute tipo Good Night Sweet Prince, e se me ne sono accorta persino io vuol dire che è proprio molto rimaneggiato. Però se magari a livello teatrale manca dell'essere vera materia shakespeariana in sé per sé, è molto mediata, c'è da dire che a livello cinematografico funziona. Per quanto riguarda quindi sceneggiature e regia, a me ha convinto molto. Per quanto riguarda invece la costruzione della storia, cinematograficamente funziona, però forse con Shakespeare c'entra un po' poco. Per quanto riguarda invece gli interpreti, ovviamente tutto verte intorno a ti piace o non ti piace Benedict Cumberbatch che fa l'Amleto, e io devo dire che a me piace Benedict Cumberbatch e trovo che, essendo Amleto un ruolo molto protagonista principale, molto che verte su un attore in particolare e gli permette di dare sfoggio di tutta la sua gamma emotiva,
ho trovato che lui fosse particolarmente bravo, sicuramente riesce a convogliare molto molto bene le emozioni del suo personaggio e ovviamente con la voce, l'intonazione, che tra l'altro è molto teatrale, una cosa che forse gli attori di TV e di cinema perdono molto, questa impostazione della voce in grado di trascinare il pubblico con sé. In quello è assolutamente teatrale shakespeariano. Ho trovato che Benedict Cumberbatch fosse l'uomo giusto per questo tipo di rappresentazione rivolta al pubblico. Tra l'altro, io non sono un'esperta, ma ho sentito dire da molti, alcuni piuttosto criticamente hanno detto che lui non è l'attore di questa generazione e nemmeno il più bravo su questo palco. Però altri hanno detto che, per esempio, in qualità di intonazione, di accento e di musicalità della lingua di Shakespeare, non è il classico attore della TV prestato per riempire la sala. È veramente in grado di tenere quel palco in maniera più che dignitosa. Ci sono moltissimi attori più o meno famosi all'interno del cast, devo dire che mi hanno convinto quasi tutti, mi è piaciuta in particolare moltissimo Ofelia. L'unico che veramente mi ha urtato moltissimo è Orazio, l'ho trovato molto impostato, con una dizione tremenda, almeno se persino io la trovo tremenda, non oso immaginare i veri appassionati di Shakespeare, e in generale veramente incapace di calarsi nel ruolo senza risultare molto impostato. Tendenzialmente consiglio di andare a vederlo sia alle fan di Benedict Cumberbatch sia a chi piace vedere queste rappresentazioni teatrali al cinema, tenendo presente però che non è la più fedele delle rappresentazioni ed è molto mediata per un tipo di pubblico che magari non si avvicina a Shakespeare nel bene e nel male. Un'altra informazione che vi voglio dare è che dura 3 ore. Personalmente non credo che pesino particolarmente, anche perché appunto è molto spettacolare, molto cinematografico, senza però finire nel kitsch. Ed è molto portato avanti dalle interpretazioni da protagonista di Benedict Cumberbatch, però comunque è una cosa da tenere presente perché 3 ore di lingua shakespeariana sono comunque un bel impegno. Per questa brevissima introduzione a Amleto del National Theatre è tutto. Vi ricordo che nella descrizione trovate il link alla recensione più completa ed esaustiva sul blog. Ci vediamo presto per parlare di cinema, televisione, libri e tanto altro. A presto!